Prego, consigliere. Consigliere Scanu. Sì. Sì, grazie. Grazie Presidente. Allora, con questo secondo emendamento si vuole inserire nel testo della delibera un ulteriore passaggio al punto 2 del deliberato. Il punto 2 della delibera dice realizzazione, cioè nel senso che si approva le finalità di cui appunto a questi criteri generali. Questo criterio generale è realizzare un modello organizzativo che, due punti, e noi vogliamo aggiungere un obiettivo, cioè un modello organizzativo che assegni gli incarichi nel rispetto della scadenza massima triennale soltanto attraverso avvisi interni di selezione con prove e o valutazione di merito e titoli. Quindi questo, lo ricordo per chi l'avesse dimenticato, è uno dei punti sottoscritti dal sindaco al Teatro Goldoni in sede di ballottaggio. E è logico, gioco forza, che respingere un emendamento di questo tipo vorrebbe dire che la parola del sindaco in sede di campagna elettorale non valeva nulla. Questo è quello che si potrebbe pensare, sinceramente. Guardali come sono. Esatto. E quindi sollecitiamo appunto l'inserimento di questo testo, perché appunto l'assegnazione degli incarichi, che lo ricordo sono circa 700 su 3000 dipendenti comunali, questi incarichi non siano più fatti con la discrezionalità in capo al dirigente di turno, ma siano fatti con dei micro bandi di selezione interna a cui possono partecipare anche più persone. E ovvio che la burocrazia inizialmente potrebbe essere un po' appesantita per la selezione, ma è altresì vero che facendo delle selezioni pubbliche e trasparenti tra il personale valorizzeremo molto meglio il criterio del merito e della competenza, che è quello che viene strombazzato tutti i giorni dall'amministrazione e ovviamente a cui in buona fede come cittadino io mi affido, nel senso che credo veramente che sia un criterio buono a cui informare la macchina comunale, ed è per questo che l'emendamento è votabilissimo, soprattutto da parte della maggioranza. Sulla scadenza massima triennale mi soffermo un attimo per spiegare anche questo punto. Oltre ad essere una misura di media, nel senso che di solito la durata degli incarichi è dai 3 ai 5 anni secondo il TUEL, se non mi ricordo male, dottor Carlin, però l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ci dice che per il principio di rotazione ci si debba stare sul periodo più basso, cioè sui 3 anni, ed è per questo che abbiamo messo appunto la scadenza massima triennale come periodo di riferimento. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie consigliere. Ho portato anche dai giornali, non valgono nulla, erano promesse dal mercante. Questo è quanto è successo con il voto che avete appena espresso, perché non si può firmare una carta con degli impegni in sede di ballottaggio per poi smentire un minuto dopo gli impegni presi. È vergognoso, un atteggiamento veramente... Sì, siamo all'emendamento 3. Allora, l'emendamento 3, Presidente, propone di aggiungere al punto 2 del deliberato, sempre riguardante la realizzazione di un modello organizzativo, che due punti, e si aggiunge un altro obiettivo di questo nuovo modello organizzativo. Si dice preveda in sede di determinazione della performance ulteriori criteri di valutazione quali la proposizione di innovazioni alle procedure lavorative e di tagli agli sprechi, nonché il giudizio bidirezionale dipendenti dirigenti. Quindi sostanzialmente si vuole
aggiungere ai criteri già esistenti per la valutazione della performance e quindi l'attribuzione anche dei conseguenti premi legati alla performance, dei criteri di valutazione ulteriori e nuovi, quali la proposizione di innovazioni. Poi ovviamente bisogna concretizzare questi criteri, ma se ad esempio, faccio il caso, un dipendente comunale suggerisca sulla base della legislazione vigente delle procedure, delle modifiche innovative che comportino ovviamente una modifica positiva al lavoro, potrebbe beneficiarne in termini di performance, potrebbe essere un criterio in più per valutarlo positivamente quel lavoratore. Poi ancora, proposizione di tagli agli sprechi, quindi un dipendente che fa una proposta di questo tipo, anche questo potrebbe essere determinante per valutare la sua performance. E infine giudizio bidirezionale, quindi non solo il giudizio dei dirigenti verso i propri subordinati, ma anche il contrario, quindi in quota parte un giudizio che arriva dai dipendenti organizzati verso il dirigente. Sono criteri ovviamente nuovi che potrebbero però sortire degli effetti, ovviamente li si può mettere anche in quota parte, per cui che ne so, il giudizio bidirezionale vale un 10%, il restante 80-90% è legato al raggiungimento degli obiettivi dati. Ecco, credo che sia che possano essere, ecco, degli obiettivi, delle linee guida condivisibili per determinare in modo più forse più moderno, se vogliamo, la performance, a cui, lo ricordo, sono legati dei premi economici che vengono erogati ovviamente a distanza di un anno rispetto all'anno considerato.